Ciao a tutti e bentornati sul canale. Buon anno, buon 2017. In questo video vi mostro i miei regali di Natale. Bando alle ciance e partiamo subito. Primo regalo, un buono Netflix. Netflix, vabbè, lo conoscete tutti quanti, piattaforma online per vedere video, serie TV, eccetera. E mi hanno regalato questo buono da 25 euro, quindi più o meno 2 mesi di Netflix gratuito. Mi hanno regalato due canovacci natalizi, sapendo che io adoro i canovacci, comunque tutto ciò che serve per la cucina. Sono identici, uno è bianco con il pupazzo di neve e c'è scritto Natale sotto, e l'altro invece è rosso e però ha la stellina. Sono uguali. Mi hanno regalato un accappatoio ed è l'accappatoio di Decathlon, quella in microfibra, che non so come rende in video, comunque è il color fucsia, rosa fucsia. Sembra salmone, ma non lo è, non è salmone. Un paio di pantaloni a vita alta, elasticizzati, ma a tre quarti. E sono di cotone, credo, cotone elasticizzato da Alcott. E sono belli perché sono aderenti, fashion, li ho già provati. Anche questi non li ho ancora indossati perché fa freddo. Al momento diciamo che ci sono meno 2 gradi qui a Bari, cosa stranissima, e c'è anche della neve. Poi i regali delle mie colleghe. Una mi ha regalato un mini set di cosmetici della Makeup Forever, e c'è un po' di tutto dentro, dal fondotinta, allora primer occhi, fondotinta, matita occhi, lucida labbra e la base per il trucco. Ovviamente regali make-up super graditi. E l'altra collega invece mi ha regalato una camicia sì, questa è rimasta un po' aperta perché l'ho provata per vedere appunto se mi stava. È semplice, è una camicia blu navy morbida, manica lunga classica, e dietro è semplicissima, graditissima anche questa. Questa è un po' pesante. Mi hanno regalato questo contenitore che è in porcellana e al cui interno c'era un panettone. Il panettone ovviamente io non l'ho potuto mangiare, però diciamo che l'abbiamo comunque assaporato in famiglia. E il suo contenitore, che di solito i contenitori dei panettoni sono di cartone o di plastica, questo invece è un contenitore in porcellana, molto carino, a tema natalizio, è il tartan sulla parte più grande, diciamo, del contenitore. Io penso di utilizzarlo anche come porta nastri, come porta oggetti, sempre per le cose natalizie. Mi hanno regalato una sciarpa in cashmere morbidissima, anche questa non so se il colore rende tramite il video, è comunque un color champagne, è beige e è calda, molto calda. E poi mi hanno regalato un set dolce della Bialetti. Ora apriamo un po'. All'interno troviamo un composto X-Mas Bialetti, torta cacao e caffè,
diciamo già il preparato adatto per fare questa torta. Ingredienti: farina di frumento, zucchero semolato, cacao in polvere 4%, cacao in polvere correttore di acidità, va bene, agente lievitante, caffè istantaneo 2% e ovviamente aromi. Per fortuna non contiene latte e derivati, quindi penso di poterla mangiare anch'io. Ancora all'interno abbiamo una frusta e, se non distruggo niente, perché anche questa si rompe, la tazzuna. È una ciotola in porcellana anche questa, perché si rompe appunto. Smaltato bianco all'interno, smaltata fuori in rosso. Io ne stavo cercando una simile tempo fa, l'avevo vista, sì, qui su YouTube, una ragazza in color verde, però quella era di plastica, vabbè, per intenderci, tipo quella che vendono da Maison du Monde. Quella lì però non l'ho più trovata. La ragazza, quando l'ho contattata, mi disse che la vendevano dall'OVS, ma ovviamente OVS, poi quando io sono andata a cercarla non l'avevano più. Altro regalo ho ricevuto, mi devo alzare a prenderlo. Ho ricevuto il ring che sto utilizzando anche adesso in questo video, che è appunto un cerchio al cui interno c'è una lampada che proietta la luce diffusa. E insieme al ring ho ricevuto anche il suo piedistallo, il suo treppiedi. Quindi da oggi i video saranno più luminosi. E infine, ultimo regalino, non per importanza, ma proprio perché l'ho ricevuto come ultimo, un bel cappellino in lana, intrecciato, semplicissimo, è un berretto semplicissimo. E all'interno ha il pile, visto che io uso tantissimi cappelli, è anche questo un regalo graditissimo. Ecco, questo è tutto. I miei regali di Natale terminano qui, non sono per niente pochi, anzi tutt'altro. Ringrazio tutti coloro che me li hanno ovviamente donati e vi saluto. Ciao e alla prossima!